Assolutamente sì. Sì, ma solo i risultati, highlights, adesso di notte sto dormendo. Secondo me il titolo lo vincerà San Antonio perché è la squadra che gioca meglio e l'anno scorso ha già, secondo me, regalato questa opportunità a Miami e quindi quest'anno vinceranno. L'ho già detto da poco, mi hanno detto appunto chi vince, dato che io sbaglio sempre i pronostici, dico Miami. Difficile da marcare secondo me è Kevin Durant perché è il giocatore più bravo a segnare, quindi quando lo marchi non hai mai tempi di riposo, ma in qualsiasi momento potrebbe segnare in maniera diversa. Non che ne abbia marcati tanti, però a vederlo così e l'ho marcato un po' durante, mi ha dato l'impressione che devi sperare che sbagli, perché comunque lui il modo di tirare e di prendere un buon tiro lo trova, quindi comunque Durante come realizzatore è il più forte che c'è. Ce ne ho avuti tanti, attualmente secondo me Ty Lawson è il giocatore con più talento, che ha più capacità sia tecniche che fisiche. Billups però non è mai stato al top della forma, però come comprensione del gioco, come leadership e così faceva vedere dei lampi proprio di classe e di talento veri. Fuori di testa in squadra mia ci sono dei bei personaggi, i primi due che mi vengono in mente sono McGee e Nate Robinson. No, non sono stato in un gruppo di matti, tra virgolette, ragazzi a posto. In passato compagni fuori di testa. Forse Traoré francese, lì Traoré. Tra i due? In generale, non so, escluso me, non lo so, Ty è un giocatore molto intelligente secondo me, nonostante abbia uno stile di gioco molto veloce, può sembrare molto istintivo, è un giocatore molto bravo a leggere il gioco. Che capisce più il gioco? Billups sicuramente, ma anche Cinciarini, nazionale. È Marcelo Nicola. Lascio rispondere a voi. Quando fanno la classifica del Shaq Tina Full, che ci sono 5 nominees e 2 sulle 5 c'è il numero 34, vuol dire che avevamo qualche qualità ce l'ha. Ce n'è tanti. Poi si dice veramente, purtroppo è vero, i lunghi spesso non. Io sono un po' lungo, un po' esterno, quindi ci metto dentro, no? Che non capisce il gioco. Traoré che mi ricordo che era tosto, non gli entravano i giochi in me, gli dimenticava dopo 2 giorni. Forse Traoré lo stesso. Blake Griffin. Kevin Love. Steph Curry. Tony Douglas. Tony abbiamo giocato assieme a New York, tra l'altro, quindi lo conosco molto bene. Bayless. Più imbarazzante, ce n'è uno che mi viene sempre in mente, di cui Nate Robinson è protagonista quando giocavamo assieme a New York, ma purtroppo non posso raccontarlo. Vi dico solo che per caso ho lasciato aperta la porta della camera, basta, non vi dico nient'altro. Imbarazzante. Aspetta. No, qualcosa di imbarazzante ci deve essere stato. Forse alla prima conferenza stampa che un giornalista mi aveva chiesto qualcosa che non avevo capito, però ho sentito 2 o 3 parole che avevo capito e ho buttato un discorso su quelle 2 o 3 parole. Spero sia stato contento lo stesso.
10 anni, il mio obiettivo, ho 25 anni adesso, spero di poter giocare fino a quando ne ho 35. Bella domanda, spero più a lunga possibile, spero almeno altri 5. Gigi, secondo me, dipende da una cosa, dipende dalla barba. Se lui si taglia la barba, riesce a giocare qualche annetto in più. Con la barba, non so, la vedo dura, perde qualche anno di autonomia. Finché vuole lui. Fortunatamente lui può scegliere. Cosa ruberei a Gigi? Ruberei l'addominale basso. Perché non ce l'ho, io solo i primi due in alto, poi il resto è panza. Invece lui l'addominale basso ce l'ha bello tirato. Al Gallo la facilità con cui gioca tutte le posizioni, dall'1 al 5, è uno che può fare veramente tutto in campo, sia per il fisico che per il talento e per anche per come legge le situazioni e le usa a proprio vantaggio. Chi vede Pignocca, beh, vederla la vediamo tutte e due, poi dopo farla è diverso. No, però assolutamente io. Lui non c'è neanche paragone, guarda, non è, è una partita impari. Gli auguro di giocare tanti minuti, penso che se lo merita, sono contento che abbiano questo nuovo allenatore perché guardando un po' alla storia, al passato di questo allenatore, è un allenatore a cui piacciono giocatori come Gigi secondo me, quindi spero che possa giocare tanti minuti. Di vedere un po' meno Gnocca, lasciamo un po' a me. Ovviamente la saluto perché ha veramente pagato abbastanza per tutta la carriera, quindi tocco ferro per lui che veramente possa stare in campo il più possibile.